It's 2 a.m. and you show up, acting like there's nothing wrong, but you need love. I know the drink don't help too much. You've always needed me to tell you when you've had enough. I've always taken care of you, yeah. But that's alright, cause I got time and nothing else to do. Don't act like you don't have a clue, cause you're a sight for sore eyes, and I can't keep mine off you. 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 Al Circolo Tennis Sant'Orso di Fano si sta per disputare la finale del torneo singolare maschile Sant'Orso Tennis Cup. Si tratta di un evento patrocinato dal Comune di Fano che è giunto alla terza edizione, che prevede un montepremi finale di 1500 euro. I can't keep mine off you. I can't keep mine off you. Sunday morning, take a drive. Windows down, music on, and the sun is bright. We found our calling in the night. Allora Andrea, terzo anno consecutivo di questo torneo, quest'anno quanti sono stati gli iscritti? Quest'anno siamo molto soddisfatti perché abbiamo avuto più di 100 iscritti provenienti da tutta la regione, quindi questo per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Quindi l'affluenza, diciamo, di giocatori sempre maggiore negli anni ci spinge chiaramente a fare sempre meglio, ecco. Quindi ci dà grande motivazione sicuramente per ripartire il prossimo anno, ci saranno tante altre novità e vediamo, insomma. Chi vedremo fra poco in campo? Dunque, i finalisti sono due fratelli gemelli, Apolloni di Serra dei Conti, e quindi si contenderanno il titolo e vediamo cosa succede, chi vincerà. Una sfida tutta in famiglia. Come dicevo all'inizio, montepremi finale, insomma, di 1500 euro, per cui è importante. Certo, è un montepremi comunque importante, sono comunque due ragazzi molto bravi, tecnicamente molto bravi, e quindi sicuramente ci aspettiamo una bella partita. E che vinca il migliore. Antonello, oltre al patrocinio del Comune di Fano ci sono tante collaborazioni. Esatto, quest'anno abbiamo la collaborazione con l'AVIS e con l'AISM, l'Associazione per la Sclerosi Multipla, che vede Ivan Cottini come testimonial, che è oggi qua con noi. E queste collaborazioni per noi sono molto preziose, perché comunque il nostro desiderio quest'anno era di unire lo sport a dei temi importanti, con lo scopo, ecco, di sensibilizzare tutti coloro che ci hanno seguito. E quindi, ecco, siamo molto contenti di aver avuto queste collaborazioni quest'anno, e ricordiamolo anche perché, insomma, il torneo ha anche uno scopo benefico. Infatti parte del ricavato andrà devoluto in beneficenza proprio all'AISM per l'acquisto di un mezzo di trasporto. E quindi, insomma, e tutto questo ci rende molto, molto fieri, molto orgogliosi. Dobbiamo dire che oltre a questo ci sono anche tantissimi sponsor che vi sostengono, stand anche oggi presenti. Esatto, gli sponsor, ecco, colgo l'occasione per ringraziarli infinitamente tutti quanti, perché è grazie a loro, insomma, che riusciamo ogni anno a fare questo torneo e ogni anno a migliorarlo. E quindi grazie infinite, ecco, a tutti coloro che ci sostengono, e speriamo che ci sosterranno anche negli anni a seguire. Grazie mille. Allora, chi ha vinto? Chi è stato il migliore? Secondo me ha vinto lui. Massimo un pareggio. Dai, 30-30. 30 pari, dai, te lo concedo. Una giornata oggi che è iniziata con questo scambio, insomma, questo palleggio, però molto molto significativo, perché oggi Ivan testimonial è qua con noi, quindi è una soddisfazione, Andrea. Sì, per noi veramente era molto importante avere qui Ivan qui con noi, la collaborazione con l'AISM è veramente fondamentale, ci teniamo veramente tanto e sono proprio contento che, insomma, che sia venuto. Ivan, ciao. Allora, insomma, quest'ultimo anno ti stai impegnando davvero tantissimo per portare avanti i tuoi valori, la tua forza e soprattutto anche per trasmetterla agli altri. Sì, è stato un anno molto ricco e
sto facendo sempre più cose per far vedere che i normodotati possono comunque andare anche sullo stesso binario delle persone un po' più sfortunate come sono io e tanti altri. Ricordiamo con precisione anche il progetto che stai portando avanti per AISM. Io per AISM sì, siamo ormai, a me ci siamo, finalmente dopo quasi 2 anni di raccolte, entro fine, spero fine estate, autunno, finalmente ci sarà questo mezzo per i malati di sclerosi multipla a disposizione più per la nostra provincia. Ci sono state tante persone durante questo percorso comunque che ti sono state vicine. Sì, è bello, più si va avanti ci sono sempre più tante persone vicino a me, vicino all'associazione che credono nelle cose che faccio. Questo, guarda, mi dà, è una cura aggiuntiva. Ti dà la forza, ti dà la carica in più. Esatto, potevi trovare parole migliori. Ti ringrazio, allora buon proseguimento. Grazie. Ciao. Ciao. Assessore, l'amministrazione comunale crede fortemente nello sport, non solo a livello agonistico ma anche proprio ricreativo e quindi come momento di aggregazione e socializzazione. Sì, in particolare in questo circolo tennis di Sant'Orso qui c'è stata una bella scommessa della gestione dello spazio verde che l'associazione sportiva è stata in grado di rigenerare e donare al quartiere, a tutta la città. C'è un bellissimo movimento di tennis qui, sia giovanile soprattutto, con tantissimi bambini, ma poi d'estate c'è questo appuntamento fisso amatoriale che mette alla prova tutti gli appassionati di tennis in questo lungo mese di luglio, e io faccio veramente i complimenti all'organizzazione che è fatta da Andrea Calandrelli e Antonella Berlinghieri, perché è molto sociale, molto aperta e importante. E poi faccio i complimenti alla gestione, a Enrico Terzini e a tutto lo staff, perché c'è un grande lavoro tecnico sul tennis. Sunday morning, take a drive. Windows down, music on and the sun is bright. We found our calling in the night. Yeah, now I don't know where we're going, but it's right. I've always taken care of you. Michele, anche la tua attività sponsorizza questa manifestazione. Innanzitutto, come si chiama e in che cosa consiste? Allora, io ho un negozio di tatuaggi, Sottopelle Tattoo Shop, si trova in via Metauro numero 68. E niente, faccio tatuaggi, è il secondo anno che sponsorizzo appunto il torneo di tennis, un torneo che ha sempre più successo perché quest'anno ci sono quasi il doppio dei partecipanti rispetto a quello dell'anno scorso. E niente, credo nelle iniziative giovani e quindi mi sembra giusto sponsorizzarle. Però mi dicevi prima che sposterete la vostra attività. Sì, esatto, a settembre sposteremo l'attività appunto da Viale Metauro a Piazzale Marconi in centro. È un negozio di circa 90 metri quadri, quindi abbiamo deciso di ingrandirci. In più ci sarà un ampliamento dello staff con una ragazza, Benny Pagnoni, che entrerà in società con me, quindi cercheremo di fare qualcosina di nuovo. In bocca al lupo per il vostro futuro. Crepi. Slogan vivi il lato sano dello sport non manca ovviamente l'Avis. Ciao Veronica. Ciao, ciao a tutti. C'è anche un importante progetto che state promuovendo oggi. Esatto, oggi è importante essere qua sia appunto per far parte di questa iniziativa del torneo di tennis, perché appunto nello sport noi ci siamo sempre, e in più è un momento anche per pubblicizzare un evento che ci caratterizza e che è Colora la Vita. Quest'anno abbiamo tantissime novità perché abbiamo deciso di cambiare l'orario, infatti sarà di notte e quindi l'edizione by night fluo edition, quindi con colori fluorescenti. E per quanto riguarda le prevendite invece? Allora, le prevendite le trovate al Tabacchi a San Lazzaro in via del Ponte 11C, dove c'è Tommaso Curzi che vi aspetterà appunto per chiunque voglia acquistare il biglietto in prevendita. E ad oggi invece ci troviamo qua
e al torneo appunto di tennis, e in più abbiamo anche qualche punto tra virgolette vendita anche diciamo in spiaggia, quindi adesso ci dobbiamo organizzare per questa settimana che sarà diciamo caliente appunto. Invece per i ritardatari è possibile comprare il biglietto anche il giorno stesso? Allora, il biglietto è possibile acquistarlo anche il giorno stesso, chiaramente al costo di 12 euro, quindi un pochettino di più, però sarà previsto sempre il kit per diciamo il pacco gara, dove troverete una maglietta, due bustine di colori individuali e poi un piccolo gadget a sorpresa. Inoltre anche le iscrizioni saranno aperte fino al giorno prima, quindi venerdì 28, sul nostro sito, che troverete sul sito www.avisfano.it, scaricare il modulo di iscrizione e inviarlo a iscrizioni.coloralavita@gmail.com al costo in questo caso di 10 euro. Il giorno stesso saranno previste poi diverse diciamo postazioni delle casse, dove avremo quindi una fila per le prevendite, gli altri per l'iscrizione online e chiaramente per l'iscrizione sul posto. Allora, vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerose ovviamente. Sicuramente quello di Ivan Cottini è un progetto importante per il nostro territorio. Sì, perché il territorio della provincia di Pesaro Urbino ricopre, cioè rientra in 450 affetti da sclerosi multipla, quindi è in quella zona, è un po', ci si arriva un po' male, quindi... Cioè, un mezzo insomma che aiuterebbe tante persone. Sì, sì, tante persone, molte. Dove si trova la vostra sede? La nostra sede si trova in Via Armada e il numero è 0721 32290, quindi per chi volesse qualsiasi informazione si rivolgesse alla sede AISM di Pesaro Urbino. Una bella distesa di occhiali, anche voi ovviamente sostenete, quindi sponsorizzate l'evento. Sì, certamente. Ci hanno chiamato per pubblicizzarci, ma soprattutto per sponsorizzare l'evento. Siamo stati molto lieti, abbiamo fatto anche una bella esposizione per essere presenti. Abbiamo dato anche il nostro apporto. E, noi siamo a Cucurano, si chiama Ottica Costa e non solo moda. Sono due negozi in uno, dove in un reparto abbiamo l'ottica e in un reparto abbiamo tutti gli accessori in moda. In questo momento siamo in promozione, quindi abbiamo le lenti omaggio, quindi presentandosi in negozio fino a fine agosto, pagate solo la montatura, le lenti vengono in omaggio, le lenti graduate. E poi in poi, se per esempio prendono delle lenti progressive, multifocali, abbiamo il 40% di sconto. Degli sconti importanti. Qualche curiosità, quali sono magari i modelli che quest'anno vanno per la maggiore? Sì, allora in questo momento vanno molto gli occhiali specchiati, poi vanno questi modellini qua con il ponticello in metallo, e poi vanno molto questi occhiali tondi qua così. Questi sono gli occhiali più venduti, poi d'altronde i classici Ray-Ban vanno, non passeranno sempre, mai di moda. Poi molto belli questi Polar polarizzati ad un prezzo anche molto accessibile, perché sono polarizzati, vanno dai 60 ai 70 euro. E poi noi abbiamo anche un vasto assortimento di orologi molto belli, vanno dai 20 ai 30 euro, occhiali per lo sport e tanto altro, binocoli, telescopi e tutto vanno. Un vastissimo assortimento, ovviamente tutto da poter provare e acquistare in negozio. Certo, via Flaminia 171 a fianco alla pizzeria Iano. Grazie. Grazie a tutti e buona serata.
E allo sport ovviamente va associata una sana alimentazione, e da Merstore è possibile appunto avere scegliere una vasta gamma, Giovanni. Beh, diciamo di sì, dai, cerco di dare un buon assortimento per quello che riguarda l'alimentazione, sia diciamo per gli sportivi che frequentano le palestre, sia per chi magari fa altri sport, come magari può essere giustamente ho tanti clienti che fanno pugilato, nuotatori, gente che va a correre, e siccome la tendenza ultimamente è quella di consumare anche degli snack abbastanza gustosi senza sforare in alimenti così pieni di zuccheri, cerchiamo di dare qualche buona alternativa sia dolce che salata per i nostri amici sportivi, insomma. Ad esempio, che cosa abbiamo? Perché vedo che c'è anche la cioccolata, insomma, sì, quindi sì, buone, sì, davvero. Allora, qui proprio una minima esposizione oggi per quello che riguarda gli alimenti che potete trovare all'interno dello store. Dei biscottini proteici sulla linea guida tipo Oreo, delle barrette proteiche, qualche biscottino sia dolce che salato, delle proteine in polvere o già pronte da bere per qualche snack di metà mattina o metà pomeriggio, che sono fondamentalmente tutte quelle situazioni che vanno a dare una manina a chi ha difficoltà magari a portarsi dietro i pasti. Insomma, possiamo dire per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Grazie. Grazie a voi. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. Siamo arrivati alla conclusione della terza edizione del torneo Sant'Orso Tennis Cup. E quest'anno abbiamo voluto unire lo sport alla beneficenza, devolvendo quindi parte del ricavato all'Associazione per la Sclerosi Multipla, che vede come testimonial Ivan Cottini, oggi qui con noi, e il vicepresidente, presente anche lui quest'oggi. E quindi è con grande piacere che diamo questo nostro piccolo contributo appunto a Ivan, e contribuendo così al loro grande progetto di acquistare un mezzo per il trasporto dei malati. Passiamo alle premiazioni. Secondo classificato, Apolloni Matteo. Primo classificato, Apolloni Paolo. Premia Ivan Cottini. Il primo classificato oggi avrà anche un premio speciale. E Manuel De Marc, un artista fanese, da tantissimi anni crea oggetti unici in legno e in resina. Pluricampione nazionale nel nuoto e nelle bocce, quest'anno ha festeggiato i 150 podi, non solo nel Comitato Paralimpico, ma anche in competizioni tra normodotati. Quindi è con grande piacere che Manuel oggi appunto darà una sua bellissima opera al nostro vincitore. Prego Manuel, eccoci qua. Grazie mille Manuel. E ora vi aspettiamo tutti al buffet gentilmente offerto dal Bonbon. Grazie.
E sono in mezzo a Paolo e Matteo Polloni che quest'oggi devo dire hanno giocato proprio fino all'ultimo minuto una grandissima partita, davvero combattuta, e poi ovviamente il risultato abbiamo visto, vi hanno premiati. Paolo, sei il vincitore di questo torneo, com'è andata? E come tutte le partite con mio fratello è stata molto tirata, questa volta alla fine ce l'ho fatta, altre volte è riuscito invece lui, quindi niente, sono contento così. Di dove siete? Serra dei Conti. Ecco, ma è stata anche un po' amichevole o c'è una competizione insomma durante queste finali comunque anche tra fratelli? Diciamo che quando giochi contro tuo fratello trovi sempre il giusto mix di sportività e anche di competizione. E è stata una partita, come ha detto lui, tiratissima, e c'è da dire che quando vince tuo fratello una piccola parte, per quanto piccola possa essere, di te vince sempre. È vero, bellissime parole. Quando avete cominciato a praticare questo sport? Circa 9 anni, sotto indicazione di nostro padre, dopo abbiamo continuato, ci piaceva. Più o meno insieme avete iniziato? Sì, però sì, inizialmente era una cosa così, per divertimento, poi a 12-13 anni è diventato agonismo. E anche con ottimi risultati già, devo dire. Sì, eravamo a 18 anni quando abbiamo smesso di giocare a tennis, eravamo C3 e lui C2, era un passetto più avanti a me, quindi era una buona classifica. E poi come mai avete deciso di partecipare a questo torneo? Beh, innanzitutto bisogna dirlo, il montepremi era piuttosto elevato, e poi è anche sempre molto carino vedere che un torneo dona in beneficenza una parte del montepremi, quindi è stato qualcosa in più che ci ha dato voglia comunque di venire e partecipare a questo torneo. Ragazzi, vi ringrazio, buon proseguimento di serata e davvero complimenti. Grazie. Francesca, il vostro comitato devo dire che è sempre vicino a queste iniziative, in particolare appunto a questo torneo. Sì, certo, da sempre siamo vicini a questo torneo perché in quanto ente di promozione sportiva, la promozione dello sport, degli eventi, delle manifestazioni, dei tornei sportivi è alla base proprio della nostra attività, però naturalmente il lavoro duro l'hanno fatto i ragazzi che sono riusciti a mettere insieme più di 100 giocatori, hanno messo insieme e hanno coinvolto i ragazzi della scuola tennis, hanno coinvolto gli agonisti, hanno coinvolto sponsor, hanno coinvolto un sacco di persone. Poi stasera vediamo anche amici, parenti e simpatizzanti che hanno assistito insomma alla finale di questo bellissimo torneo. Possiamo dire un bel gioco di squadra. Sì, un bel gioco di squadra, però i ragazzi in modo particolare, veramente l'applauso va a loro. Enrico, i corsi sono conclusi qua al circolo, quando riprenderanno? Riprenderemo a settembre con un corso invernale fino a giugno. Quanti sono gli iscritti? Iscritti quest'anno ne abbiamo avuti tantissimi, un'80, per la piccola struttura che abbiamo siamo veramente contenti, anche l'estivo è andato molto bene e a settembre ripartiremo con tanti bei progetti. Puoi svelarci già qualcosa? Sicuramente sì, è un corso orientato di Sport Vision Tennis Training, che ha a che fare molto con gli occhi, è un corso molto bello, invito tutti a venirlo a provare a settembre all'Open Day. Ti ringrazio, ma parliamo anche, appunto parlavamo di corsi, di quello agonistico. Sì, quest'anno abbiamo anche introdotto un gruppo di ragazzi che fanno agonismo, dell'età variabile dai 10 ai 14 anni, una decina di ragazzini che stanno avendo dei buonissimi risultati a livello regionale, e prossimo anno puntiamo a ampliare ancora di più questo gruppo, e quindi a settembre sono invitati anche ragazzini che hanno piacere nel competere, nel confrontarsi con altri ragazzi, perché anche qui stiamo lavorando molto bene. Quindi insomma le soddisfazioni aumentano piano piano. Sì, diciamo che quest'anno le soddisfazioni sono sicuramente quasi raddoppiate, possiamo dire, non solo con l'agonismo ma anche con i ragazzini della scuola tennis, molto gratificante diciamo. Allora buon lavoro ragazzi, grazie. Grazie. E anche l'AISPO dobbiamo citare perché proprio qui nel nostro territorio, come mi raccontavi poco fa, parliamo di sport ma anche di sport e disabilità. Sì, la nostra associazione ormai da anni porta giovani, giovanissimi, fra i più giovani a livello nazionale, a fare delle gare con il Comitato Italiano Paralimpico. I nostri atleti sono 12, hanno vinto tanto, vincono sia nel nuoto che nelle bocce, e i nostri atleti nelle bocce, anzi, sono entrati nella storia delle bocce del Comitato Italiano Paralimpico perché da 3 anni detengono il primato. Ma anche nel nuoto abbiamo
abbiamo insomma campioni in varie discipline sportive e siamo orgogliosi di essere qui oggi perché abbiamo visto che lo sport è comunque ricchezza di vita per tutti e lo è anche per chi è in una condizione diversa ma senza limiti a volte, per cui sono atleti che gareggiano per il Comitato Italiano Paralimpico e provano anche a gareggiare fra normodotati.